Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come rimuovere determinate applicazioni che vi possono creare problemi con Google Chrome, come la comparsa di pubblicità mentre navigate in rete. Per ripristinare Google Chrome bisognerà prima aprirlo. Dopo l'apertura bisognerà cliccare questo pulsante che trovate in alto a destra. Selezionate impostazioni. Successivamente selezionate mostra impostazioni avanzate e vi compariranno tutte queste opzioni. Voi dovete andare in fondo alla pagina e selezionare reimposta impostazioni del browser. Selezionando ripristina, Google Chrome diventerà come l'avete installato all'inizio. Non cancellerà i preferiti e dati personali, ma solamente ciò che potrebbe appunto crearvi problemi, come la comparsa di pubblicità mentre navigate. Possiamo anche deselezionare contribuisce a migliorare Google Chrome indicandoci le impostazioni attuali e successivamente potremo cliccare ripristina. Come potete ci ha cancellato pure il tema in quanto non fa parte di Google Chrome iniziale. La reimpostazione dura un massimo di 10 minuti, ma anche meno. Ora che abbiamo ripristinato Google Chrome, non ci dovrebbero essere più problemi, ma per sicurezza lo chiudiamo e lo riapriamo. Le estensioni, come vedete, inizialmente ce le avevo qua e me le ha disattivate tutte. Ma non me le ha cancellate, perché appunto se andiamo in impostazioni, clicchiamo in estensioni, ci sono ancora. Disattivandolo è come se non c'è, per esempio Kaspersky mi serve, anche questa altra applicazione, questo sì. Il resto può anche rimanere, per esempio anti-banner qua non mi serve, se e mi serve solamente se non voglio che la pubblicità compaia all'interno dei siti web. E mi raccomando, questa guida riguarda solo alla comparsa di pubblicità all'interno delle finestre, ma non dovuto da un sito web ma da un'applicazione che avete installata dal computer. Questo lo dico perché alcuni siti web ce l'hanno come impostazione di impostazione. Per esempio, andate su un sito di giochi e vi trovate la pubblicità, è normale perché quel sito di giochi in qualche modo deve guadagnare. Invece, se per esempio siete su Facebook e vi si aprono finestre pubblicitarie, a parte quelle sulla colonna alla vostra destra, in quel caso si tratta di applicazioni all'interno del vostro browser che vi fanno aprire pubblicità. Se dopo il ripristino continuano ad apparire, significa che c'è un programma proprio che avete installato sul vostro computer. Basterà andare su Start, pannello di controllo, disinstalla un programma e da lì cercate qualcosa che faccia tipo Babylon o nomi che vi facciano sembrare applicazioni che possono interferire con il vostro sistema di navigazione. Con questo ho finito e grazie della visione. Se avete problemi scrivetemi nei commenti o nel forum. Tutto troverete nella descrizione. Alla prossima. Ciao!